Buongiorno, buongiorno. Grazie mille a Sifen per i suoi 15 mesi e a Games Tales per i suoi 4 mesi. Grazie mille a tutti. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. E grazie anche a Serraziel. E ora che la sub è maggiorenne potremo, sai gatto, una cenetta e poi un film. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Amazon. Stavo... Scusatemi, cioè in realtà sono arrivato giusto giusto. Stavo armeggiando qui su Amazon e ho scoperto che adesso consegna la domenica. Lo sapevate? Cioè almeno a me consegna anche la domenica. Stavo comprando un giocattolo per Sif, uno dei corni di cervo classico che a lui era piaciuto tanto, quello che... In realtà non è ancora finito a casa dei miei, però ho detto va bene, compro uno anche nuovo, così lo teniamo qui. Ah, sì, Grazie mille ricordo. intanto ad Arcon per i suoi 31 mesi e a Ghostry che dice giorno a lei. C'era sai, le solite cose del Prime, cioè se ordina adesso senza costi aggiuntivi, arriva domani, però se tu facevi consegna standard senza il Prime, mi arrivava domenica. Molto particolare come cosa, molto 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 particolare. Boh, vabbè. Cioè, a me non interessa perché tanto comunque sono a casa sempre, posso ordinare e farmi arrivare le cose in ogni giorno, cioè, almeno cambia un tubo. Cioè, è comodo magari in caso di emergenza, se mi si è rotto qualcosa e me lo consegnano anche di domenica, non è male. Ma non so se è per tutto, non ne ho idea. Però, sai. Ripeto, magari è bello pensare che anche gli oggetti, appunto, che ti servono ti vengono consegnati. Ma domenica magari è anche eccessivo, sabato, abbastanza sabato. Grazie al bussatore per i suoi 32 mesi. Allora, Ignarasaura, grazie anche a lei, grazie mille. E Yikup, ma quanta bella gente stamattina, che bello. Salve, signor Cat, le invio qualche simpatico spicciolo perché mi sta per scadere la Poste Pay. Oh, Nose, il mio husky, quando sente Sif fare i versi bizzarri dei suoi video, spesso gli risponde, così a caso. Grazie mille, grazie anche a No, si Filippo. pronuncia Oh, Amazon. grazie. Io ragazzi vi ricordo di rinnovare tutti, di cliccare su abbonati perché è stato... aprile è stato un mese... terribile, centinaia di sub perse. È stato veramente terribile. Lo so che ho perso un sacco di live anche. Però cortesemente controllate se dovete rinnovare, rinnovate. Se vi interessa, naturalmente, continuare a rinnovare con me, fatelo. È gratuito, sempre con Amazon Prime. Sono 36 euro all'anno. Fallo, facetelo. Fattilo, fattelo. Per favore. Perché purtroppo Twitch non ci sta venendo incontro, anzi sta facendo sempre più casini, quindi dovete essere voi utenti a controllare e ricontrollare se è entrata la sub. Un po' come ha fatto Rick Director che dice buongiorno e buon 28 a noi, la seguo pasta, ma sto provando a tenere il passo. Ce la faccio recuperare tutto delle live del 4 aprile, a tutte le... dalle live del 4 aprile scorso? Un salutone a Gabriel e a Jules che ci seguono. Grazie. Grazie. Allora, non solo il gioco di ieri sera è stato terrificante da giocare e da seguire per le nostre orecchie, ma tutte le canzoni che erano contenute all'interno di quel gioco di merda erano protette dal copyright. Quindi, su YouTube, no, su YouTube non va. Eravamo noi, Brad, Michele. Allora, per Sea of Thieves, scusatemi. Scusatemi, Sea of Thieves, mi sono dimenticato di dirvelo. Venerdì, mega liveona, io e Karim e forse anche Morelli. Partiamo alle 2, finiamo alle 8. Ok? Grazie all'uomo Bose per i suoi 14 mesi. Partiamo alle 2, finiamo alle 8, così da raidare i termosifoni. Facciamo 3 ore Karim, quindi le 3, le 4, le 5, e poi 6, 7, Tu devi 8 essere e ci Igor. sono No, io. si pronuncia Algo. Ah no, Brad non è vero, Brad era il nostro ex Gabriel, scusami. No, Gabriel, hai sbagliato anche tu. Noi eravamo... Che eravamo noi, Roy? Non ricordo più i nomi.
Sarà un bel evento. 3 ore Karim. Sì, eravamo Roy noi. 3 ore Karim, 3 ore io. E insomma, ci godremo alla grande questa esperienza. Ah, non era neanche il nostro ex Gabriel? Ah, e Brad è semplicemente il suo nuovo ragazzo. Quindi è uno stronzo. Bene, bene. Quindi domani. Domani è domani! È domani, mi sono dimenticato. Cazzo, è già giovedì oggi, è domani! Me l'ero dimenticato, cazzo! Devo fare le storie sui social, devo farmi la doccia e devo andare all'IKEA. Domani! E vabbè, domani. Domani dalle 2 alle 8. Purtroppo Western me l'ho visto anch'io il trailer di Sonic. Lasciamo perdere. Non faremo la Stream Squad perché ok l'evento, ok tutto, ma ci andiamo ad uccidere gli spettatori, come diceva giustamente Karim. Ho parlato con lui, ovviamente. E allora facciamo appunto 3 ore lui, poi 3 ore io. Domani dalle 2 alle 8, super live di Sea of Thieves, io e Karim sicuri. Morelli ha detto che un salto lo fa, adesso vediamo se che cosa vuole fare. Facciamo la 3 più 3, la staffettina. Ok, io direi che possiamo anche avviarci su il Witness. Farmi la doccia, solo che quello dello scaldabagno che doveva venire lunedì mica è venuto. E noi abbiamo ancora l'acqua calda e fredda. No, venerdì non faremo la live serale, naturalmente. Ernei, 2 mesi, grazie mille. No, 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 giochiamo assieme. Sì, giochiamo assieme per 6 ore entrambi. Allora, eravamo Ah, arrivati qui, sì, mi ricordo. nella situazione Pac-Man. Avevamo annullato la missione per motivi di tempo, perché c'erano i thermos. E guarda. No, guarda il cazzo, guardami le palle. Tieni. No, che idea è stata, gatto, scusami. Ah, cacche. Allora, facciamo così. Poi così. No, perché quello lì comunque mi rimane appigliato. Santa Claus. Perché? Ah, archivacca questo. Ok, ricominciamo con l'antifona di ieri. Dai, ho risolto. No, non va bene neanche così. Cacchio. Partendo dal basso. Non so cosa possa cambiare in realtà partendo dal basso. Siamo sempre lì. Il problema sono i rossi. Il problema sono i rossi che non so come isolare.
Così? Ah, beh, effettivamente anche così potrebbe funzionare. Aspetta. Grazie a Martikawa per i suoi 12 mesi. Aspetta, guarda. No, perché devo passare per sotto. Sì, no. No, non va bene, non va bene. Oh, fanculo i rossi. No, perché qui mi rimane sempre il coso. I due in basso a destra non vanno insieme ai due in alto a sinistra. Non è obbligatorio. Sono, allora, l'importante è che due dello stesso colore non stiano uniti. Allora, questo qui non va bene, ma se io vado ad escluderne uno va bene. Ok? Non è obbligatorio farli stare assieme. No, se faccio così faccio un macello. Se faccio così invece... Faccio ancora più schifo. Merda. Questo. Se quei quattro vanno assieme, vai su e prendi gli azzurri e torni giù e prendi i rossi. Nello stesso modo poi chiudi i gialli. Prendi blu, hai detto. Torni giù e prendi i rossi, così. Ah, cazzo, c'hai anche ragione tu. Grazie! Ah, non si passa di qua, di questo orto botanico. Apro la porta. Grazie mille, Absel. Allora, qui è ancora più semplice perché ci sono dei colori color cacca. E grazie a LazyFlow! E Martikawa, l'avevo ringraziato. No, l'ho ringraziata. Tu devi Allora. essere Igor. No, si pronuncia Aigo. Porca vacca. Questo qui è cattiveria. C'è proprio della cattiveria in questi qui saranno spenti, magari che non contano. Se faccio così. Vabbè, ma me lo dà errore comunque. E non si può fare. Perché non si può. Non posso. Come si fa? No, qui ci deve essere per forza un'altra spiegazione. I verdi devono stare tutti assieme. No, in realtà non dovrebbe essere così. Il problema rimane comunque separarli dagli altri colori, non tanto tenerli o non tenerli assieme. Perché vedi che gira e rigira, qualunque cosa faccia, io non riesco ad isolare i due colori. I colori non sembrano quello che sembrano. Devo grattare con l'unghia. Oh, non me lo dire! E come faccio? No, non posso da distante così capire. Aspetta. Ci sono un sacco di filtri di colore qua, effettivamente. No, non lo so se sto facendo giusto, però forse... Quella gran puttana. Ok. Dai, ci sono quasi arrivato del tutto da solo. Sì, dovrei iniziare a disegnare, però vabbè, allora.
No. No. No, no, è sbagliatissimo tutto. Ok. Sì. No, non va bene comunque. Che paura! Stai tranquillo, sai. Mamma mia, che suscettibilità! Mamma, mamma, oh. Lo posso fare anche da qua? No. Sarebbe stato troppo semplice. No, vabbè, ma ho capito come sono divisi. Sono questo qui, la S e i due puntini. No, questo qui, la S. No, vedi che comunque mi rimane sempre. Aspetta, fammi controllare i colori di tutto. Sì, sono quattro, proprio quattro colori differenti. Non cambia niente fare questa cosa. Amadeo, 28 come il 29 giugno 1992, più un anno, non sapevo cosa scrivere dopo 28 mesi. Ficcanzi in abbondanza, grazie mille. Contornare la prima la S, così dici. No, aspetta, così. Ok, no. Il problema rimane sempre che non posso tornare indietro per la stessa corsia, naturalmente. Grazie a Fumando per i suoi 3 mesi. Sì, mi Di ricordo. nuovo il gioco ti sta trollando, dice Gabriel. Oh, aspetta. Sì, figa, ma che cazzo se li ricorda adesso? Così? Sì! Sono un mago! E adesso qual è quello giusto? Grazie a Fumando e a Tartle per i suoi 25 mesi. E adesso devo seguire questo o questo? Questo spero. Anzi, spero le palle, non si può fare questo. In realtà semplicemente mi svela che i rosa vanno con l'arancione. Perché se faccio così, ok, funziona. No, non funziona perché comunque questi non stanno assieme. Toro, 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 toro,
mare, quindi non credo che sia qui. Da così dite, ma non si capisce una madonna. Beh, ha senso dire di provare a vedere il doppio, però non capisco. Voi ci vedete delle differenze? Cioè, sembrava una roba tipo questa. Ecco, appunto. In realtà così è più semplice, perché li divide a 2, 2, 2. In 2... ok. Fa così.
aspetta, così. Non è più semplice le palle, è più semplice. La teoria è giusta, nel senso che è giusto qua fare questo o sommarli entrambi? Sommarli. E poi si vede una Madonna. Ah, cazzo, aspetta. Posso... Di qua da dove siamo arrivati? Sì. Madonna, questi che allucinogeni. E come faccio a sommarlo con quello rosso? Non ci posso andare da quello rosso, è tutto chiuso qui. Devo essere per forza da questa parte qua. Ascolta, a me sembrano bianchi e neri. Io provo a fare così, vediamo se è giusto. Che appunti prendo? Ho lasciato l'iPad di là, arrivo. Allora, non sento più un cazzo, aspetta. Vediamo un po'. Abbiamo il nostro schemino che è da 4, allora ne ricostruisco uno nuovo da 4. Un, 2, 3 e 4. Ok. Perfetto. Allora io direi di prendere proprio i colori che mi segnano lì. Ci metto un pallino nero dove vedo il nero, ok, qui ne abbiamo due rossi, perfetto, poi abbiamo il giallo in alto a destra e un arancione, gli metto un arancione lì, che fa quella... Ok, perfetto. Adesso vado a vedere da qui che cosa cambia. Noi abbiamo una tonalità di blu ciano dove prima avevo il nero. Ok. Il giallo evidenziatore, però non riesco a capire se il diagonale giallo è lo stesso. Sembra lo stesso a me. Boh, io glielo vado a mettere. Però glielo sbiadisco un po' così lo riconosco.
Giallo lì e giallo lì, perfetto. Poi abbiamo una specie di violetto, un blu scuro violetto al posto di quelli che prima erano i rossi. E un azzurro cielo al posto degli arancioni. Dove invece prima c'erano i gialli, abbiamo due bianchi che fa con un cerchietto. Ok, allora noi in comune ne abbiamo tutti praticamente. Tutti hanno un colore in comune a parte quello in alto, che non ha niente. Scusami, non è possibile che non ha niente, ho sbagliato. Ah, era verde, era verde. Ok, non l'avevo segnato quel verde lì. Ok. E io che cazzo ho capito facendo questa cosa? Niente, sinceramente, perché non sto cogliendo. Non vedo una somiglianza nei colori che mi faccia poter dire. Sono tutti sommati. Qual è la terza opzione? Vederli entrambi assieme. Il problema è che non riesco a riconoscerne i colori. E non si capisce proprio. E ci ho già provato io con quella cosa lì. Vengono praticamente una S di neri. A meno che non siano tutti differenti. Allora, prima io li ho messi come se fossero tre colori diversi, però effettivamente, cioè due colori diversi, scusami. Però effettivamente potrebbe trattarsi di tre colori differenti. Quindi la prima S che fa così, e poi dopo torno su e chiudo così. Boh, ci provo, non lo so, non ne sono sicuro però. Non si può chiudere la porta, ci ho già provato. Ah, provo a fare questa teoria qui, anche se non ne sono convintissimo. E invece era giusto, perfetto. Era veramente una cazzata. Come non detto, va bene così. Qua ci sarà da ridere perché per forza devo filtrarlo questo. Sicuro non gli va bene. Ti pareva. Ah, forse devo. Immagini se non me lo fa fare, devo richiuderlo per forza. Quanto è molle il mouse qui? Ok. Questo qui invece lo devo richiudere, stai a vedere. Te lo dico io che questo qui alla luce del sole è una merda. Lo richiudi ed è facile. Jet. Allora, di qua c'è il blu. Mamma mia, che trip stamattina. Buongiorno. Qua c'è questo e qua sotto che c'è? Andiamo per ordine. Se ordine si può dire. È diventato stone. Porca troia. Qui sta facendo delle belle piante. Oh, aspetta. Oh, c'è un ascensore qui. Che però non posso attivare da qua. Ok. C'entrava niente questo. Era in più. No,
No, non c'è storia per adesso. Cioè, frasi a caso, tante frasi a caso però. Però l'unico che mi trovo davanti è questo. Ah, era giusto. No, probabilmente non è giusto. Ah, vedi che sta cambiando? Buongiorno fumando, grazie gatto per tutte le belle live, grazie mille a lei. Ok. Ok, man mano che si sale di livello mi dà una nuova chiave cromatica. Qui ci sarà qualcosa da fare? Mamma mia, a parte perdere diottrie, è terribile. Ah, ma ci sono le scale. Ok, allora andiamo in sezione no scale. Vai. Oggi esce un gioco, guardate, che è incredibile. Sul canale, intendo. Grazie a Kidiaz per i suoi 20 mesi. No, 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 no. Ah, porca vacca, sto stando su. Mi piace molto questo tipo di coltivazione che non mi ricordo come si chiama. Ha un nome molto simpatico. No, si pronuncia Ma di qua non Alto. posso andare, che se no mi rompo i malleoli. Idroponica, bravissimo Gabriel. Vedi che Gabriel è studiato, eh. Cazzo, però ci manca un piano. E è rotto il filo. No, no, lì non si è fermato. Merda, dovevo scendere al volo. Spero nelle scale. Dai, mi sto soffiando il naso. Che culo, avevi sbagliato il puzzle? Come? È vero? Ho sbagliato. E quindi? Ah, e quindi dovevo scendere, guardare e poi riscriverlo. Però ormai l'ho sbagliato. E avendolo sbagliato, cioè credo ho sbagliato, non lo so. Mi ricorda qualcosa questo cazzo di coso. È quello che non riuscivo a fare, che palle. Palle, non mi ricordo più, non mi ricordo più. Non mi ricordo, non vi ricordo più, ragazzi. Gli azzurri. Sono dimenticato. Porca troia. Ho fatto prima. Non mi ricordavo. Ci ho messo un po'. Ma mi sbrigo così non perdiamo tempo. E abbiamo un altro laserone! Credo. Sì. A posto. E come torno giù? Come torno giù? Devo sbagliare. Sì.
No, 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 va bene. Che palle. Non credo dovermi ricordare la sequenza, ma ho detto semplicemente sbaglio. Guarda, mi scende. Scendo qua. Ma che senso ha andare al piano verde? Piano verde è a posto, ragazzi, non ha niente. Una scalinata rotta e basta. E bisognava uscire e guardarlo da fuori, banalmente. Devo uscire qua. Beh, non so perché non si fermi, visto che in teoria mi serve poi l'ascensore. Ok. Va bene. Lì c'è la nostra barchina. Ma siamo partiti da qua? No. Sì? No. Sì. Ah, sì. Ok. Ok, ho capito dove siamo. Abbiamo un nuovo laserone anche stamattina. C'è un'altra sezione, adesso andiamo avanti e la vediamo di scoprire. Eccola lì, no? Ah no, guarda lì cosa c'è. Però non ho la prospettiva giusta. Di qua. Scusami. Sì, però no. Qui c'è la signorina con la mano. Ok, vado ancora. Oh, è là. C'è un'agenzia. Ah. I puntini colorati cos'è che... Ah, richiedeva di... Non so, prendo... Perché? La linea gialla. Oh no. Oddio mio. Cazzo, che palle. Me ne ero dimenticati questi. Ok, allora.
mamma. Ci avrei giurato. Ah, non posso partire da lì perché ho la linea blu. Funziona così, Prito. Praticamente tu hai una linea che vedi e una linea che non vedi. Tu le stai utilizzando entrambe in questo momento. Vedi che cancello un po' di cose, poi mi metto a fare il disegno. Le stiamo utilizzando tutte e due nello stesso momento. Sono speculari. Il problema è che abbiamo talmente tanti quadrati che abbiamo dei problemi. Il blu deve uscire in alto a sinistra, sì, è il giallo. Ovviamente in basso a destra. Io faccio così. Il giallo ha fatto una linea dall'altra parte. Ok? Adesso faccio uno schemino perché sennò è la fine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Ah, sì, mi ricordo. Nial, 6 mesi, grazie mille. Scusami, sono... Oh, scherzo. Se l'ho fatto giusto, 3, 6, 7, 3, 6, 7, ok. Noi Doveva abbiamo essere Igor. No, si pronuncia Igor. due partenze, una qui e una qui, due arrivi, uno qui ed uno qui. Perfetto. Ok. Poi abbiamo i punti azzurri che devono essere uno qui e uno qui. Perfetto. Poi quelli gialli che sono a 3, 1 qui, mannaggia lui, e l'altro lì. Perfetto. Perfetto il cazzo, però va bene. Poi abbiamo i quadratini neri che devono essere separati dai bianchi qua. Ce ne mettiamo uno di questi e qua. E io adesso mi ammazzo perché è un macello sto coso qui. Più grandi i puntini. Allora, son cazzi. È semplice, dice Prito. Ok. Allora, se io parto così, io faccio così. Non posso fare così, perché poi dopo lo rifaccio in game quello che sto facendo. Io sto usando il giallo in questo momento. Se io faccio così, poi dopo mi si incontrano qua e sbattono. Non va bene fare così. Va bene, allora aspetta. Io devo. Allora. Di qui sicuro. Torno giù e faccio così. Vediamo. Allora faccio così, così. Sì.
sono andato giù di uno, sono andato su di uno. E no, perché il giallo mi arriva a prenderlo, ma io non riesco più a passare col blu poi. La divisione bianco e nero si deve fare con la linea gialla. Può darsi, però comunque io devo arrivare a... Però non era male questa quest'idea qui. Senza disegno. È la zona finale questa? Conviene fare i raseroni prima. Quello che abbiamo fatto la foto all'inizio. Forse devo finire i laseroni prima. Vado su allora. Altra foto, dici che ha senso fargli la foto anche quella roba lì? Ok, dov'è il mio smartphone? Eccolo qua. È diverso. Vabbè. Faccio una foto solo perché questi qui poi dopo chissà quando cazzo li rivediamo. Ah, di sopra c'è la fine del gioco. Ah, ma io in realtà volevo fare quello ambientale. Volevo fare queste cose qui. Perché ne avevo viste un po'. Ah, ok, devono arrivare tutti i laseroni e poi possiamo andare avanti. Intanto gli apro il pacchetto. Non posso. Non posso aprirglielo il pacchetto. Forse ci manca solo un laserone. No, ce ne manca uno, due. 3 3 sicuri, forse 4. Che storia. Comunque ero venuto qui solo per fare quello che ho visto qua, ma mi sa che non è. Non posso attraversare il laserone. Dicevano che erano 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se mancano 5 allora. Questo cos'è? Ah, è quello lì. Boh, vabbè. Come si scende da questa montagna? Devo scendere dal cucuzzolo. Non si riesce. Ci sono salito in un qualche modo. Ci sarà anche il modo per scendere. Questa signorina che scala. Scala al laserone. Beh! Oh no, è disperato con una paletta. Qui, da qui, ecco qui. Mamma mia, che difficoltà! Manca ancora roba, ok. Zampirone, 2 mesi, grazie mille. Allora, una nuova zona. Dove cazzo devo andare? Torniamo alla barchina, va là. Ah, sì, mi Io ricordo. volevo fare questo, ma mi sa che questo non... Non sono nel posto giusto. Ah, sì, mi ricordo. Perché? Tre.
Ah, li devo accerchiare. Nessun problema, amico mio. Tieni. E lo sconosciuto che ne sa che fa 10 mesi, grazie mille. Dai, fra un mese e mezzo forse sì, si sta per ponte. Roccia con la mano? Quale? Ah, tieni la signorina che fa... Vincerò! Al molo mancava roba. Che mancava al molo? Bestia, che lentezza! I Tetris che non sapevi fare, hai visto? First try! Mica la pioggia che non sapevo. Io le previsioni le guardo. Mica come Nelson. C'era roba nella cava. Dov'è la cava? È qui dove siamo appena stati? Devo tornare indietro? No, non so cosa intendere come cava. Non si sa orientare, niente. Qui quindi. Vabbè, proviamo ad andare con la nave e adesso capiamo. I Tetris nelle zone precedenti, è vero, Ghost Luke? Ma erano solo shortcut, mi sa. La cava da dove è ripartito con la barchetta? Ah, la cava. Oh, quella cava! La cava! La famosa cava! La cava! La cava, la sua cava! Dov'era? Era qua, mi sa. Non ne sono sicurissimo. Nico Mezza, buongiorno gatto. Le chiedo un saluto speciale per Roberta! A cui tengo davvero tanto, grazie a tutto, grazie di tutto, sei migliore. Grazie mille e un saluto a Roberta! Ah, va come cava! Ma volevate Sea of Thieves? Ah, è vero, Absel, c'erano anche i labirinti da fare. Come ci eravamo arrivati qua dai labirinti? Erano questi qua? Velocità smodata. E Joxd, grazie mille per i suoi 3 mesi. Ma no, non erano lì i labirinti. Dove cazzo erano i labirinti? No, non è giusto questo. Devo andare oltre. Non mi ricordo dove sono i labirinti. Provi Epitasis. Che gioco è? No, non avevamo fatto molta strada. No, neanche secondo me. Però non mi ricordo. Quei 4 quadrati? Questi? Ah, ci arriviamo da qui. Full speed! Cristian, 3 mesi, grazie mille. C'è il simbolo del castello. È questo qua allora. Beh, adesso ci arriviamo. Posso la testa? Una maniera sicura. Non c'entra niente. Che palla! Mi ricorda Garda, non è vero, è molto cartalandoso. Non mi sono ancora idratato. Vado piano, scellerato. Prendo anche le mie belle vitamine. Ale.
E allora, oh, Gabriel, one. Il problema è che qua la porticciuola. Ah, lì c'è un laser one! Lì c'è un laser one! Avevo attivato questo, ma le avevo sbloccate entrambe le facce lì? Non mi ricordo. Sembrerebbe di no. Sembrerebbe di no. Perché dov'è il filo che ci manca? È quello che. Oh, non mi ricordo neanche che cos'era il quadratino. Vabbè. Là sotto e non qua sopra. Andiamo a fare un giro. L'ho comprata la frutta fresca, ma non è. No, non ho preso un integratore per avere. Perché mi mancano delle vitamine. Un integratore che in teoria mi dà un po' di energia in più. L'ho comprata anche la frutta. È che mi sembra un po' di cattivo gusto mangiare una banana mentre sono in live. Non sono mica una streamer fanciulla in abiti succinti che gioca a LOL in una finestra grande così. Tipo Amurant. Che consiglio di seguire su Instagram perché ti lascia delle grandi emozioni. Bestia. Come li posso sommare questi? Non lo so. Allora, se vado su di 3, posso andare su di 3. Il problema è che poi dopo devo andare anche su di 1, prenderne 2, andare giù e fare così. Questo è, però non è. Io posso acchiappare questo e farne della. Oh, che due coglioni questi qui, eh. Ah, va bene, dottor Tetano. Tetano. Scusa, vabbè. Non so perché, ma volevo dire dottor Deretano. Sono comunque troppo separati, sti bad boys. Io volendo li posso anche traslare, per carità, però mi rincresce, ma non posso. No, si pronuncia Anko. L specchiate e ci sto provando, non riesco. Così? No, perché non va bene, no, non gli va bene il gioco così. Dragonheart, siamo a 13.000. No, niente. Siamo a 13, virgola. Grazie mille, gatto, per la tua compagnia, lei è migliore. Grazie mille a te. Semplicemente inverte le due figure. È quello che ho fatto, guarda. Non lo accetta. E non, adesso non va più. Inverte e parte dal basso. Eh no. Non si possono ruotare questi. E sa anche a me che li devo unire. E infatti si devono ovviamente toccare, se no non li puoi invertire. Però l'idea di partire dal basso non mi dispiace. No, non posso, non posso, non posso, non posso. Cazzo, bastardo. Bastardo del cazzo.
Il problema è che loro non fanno abbastanza spazi per unirsi. Non posso unirli, perché in totale le loro basi fanno 2 più 1. Tu decidi di fare così, ma comunque anche così non va bene. Sì che posso unirli, dice Gabri. No, no, per carità, li posso unire, ma non so come farli toccare. Perché non posso ruotarli. Qui mi serve una base da 4. Ne abbiamo 2 e 1 che fa 3. Si toccano in alto, dite voi. Sono mica convinto. Allora, se io faccio così, faccio quello e poi vado giù e faccio l'altra L. Così dite. Sì, effettivamente sì. Giustamente. Allora, affanculo, allora è tutto inutile. Te possino. Fammi vedere. Ah, c'è un cavo che porta fino a qui. Ma qui è spento. Qui è tutto spento, l'ambaradam. Mi ricordo, sì, che non c'era una sega. Ah no, non è vero, c'erano. Oh! Com'è che erano questi stellari? A coppie, no? Oh no, a coppie no! A coppie no! Interessava anche il colore a queste coppie? Che mi sto complicando la vita così tanto. A coppie e a colori. Sto facendo giusto. Ok. No, non va bene fare questo lavoro qua. Non va assolutamente bene perché li lascio sempre fuori. No, no, forse non sono razzisti, eh? Mi sa che sono 2 per colore, eh? Sì, mi sa anche a me, Gabriel. Proviamo. Scusi, signore, dica 18, dica, dica. Perché dice sempre 18? È che era un altro che se fa i cazzi su a 19, 19. Me ne avanza uno, però. Ah, me ne avanza uno perché non mi siete assieme. Aspettate, eh? Ok, molto più semplice così. Non è vero, ho fatto una cazzata. Ho detto e fatto una cazzata. Nitolo 19 mesi di ficcanza in abbondanza, grazie mille. Due bianchi e due neri, sì. Ok, allora cosa posso farlo? No, no, non va bene così, aspetta. No, non va bene così. Bisogna chiuderli. Ok, questi sono chiusi. Ma qui non chiudo, non posso partire in salita perché qui poi dopo non li chiudo più. Sì, posso fare 2 bianchi e 2 neri assieme e c'ero. E questo è chiaro.
No, vedi. Mi avanza sempre un bianco. Fanculo, i bianchi. Prima di tutto. Ok. Mi manca un nero. Grazie a Vavi per i 12 mesi. I neri sono di meno. No, vabbè, ma non devono essere sempre due bianchi e due neri. Possono andare assieme. Sempre due stelle, ma è una sola. Certo, certo, ma infatti è quello che sto cercando di fare. Non riesco. E qui ne avanzo uno. Qui avanzo, nel senso vado avanti, ok. Però non me li fa richiudere, quello è il problema. Aspetta, così. Ok, sì, ok, ci siamo. Ok. Ok. Poi qui ne abbiamo uno che deve andare per forza dritto e l'altro che può fare il cazzo che gli pare. Allora è facilissimo, guarda, eh. Non è vero. Perché mi hanno bloccato questo, solo era facile facile. E allora è facilissimo, guarda, basta fare... No. Perché no? Ah, perché bisogna fare così. Bastardi loro e le loro madri. Allora è facilissimo, guarda... No. Dai! Allora è facilissimo, guarda, basta fare così. Perché? 3. Cazzo, questo deve stare dritto. La sua mamma, quella grandissima e simpatica signora. Saluta sempre. Qui ci metto il verticale. E mi piacerebbe fare questa cosa qui, solo che non posso farla. Perché io se faccio così, come me l'ero pensata, mi inculo. Cambiate di posto, dite. Va bene, proviamo così. No. Perché? Ah, perché me ne mancava uno in più. Perché è più alto, giustamente. No, come? No. Era giù, in realtà, scusami. 3 e 3. Sì. Questo fa 3. Dov'è l'errore? Questo è 1. Perché ho cagato fuori questo? Arca vacca, aspetta allora. Eh no. Ma bastardo. Ho lasciato fuori la T. Perché se faccio così, cioè, allora, così avrebbe un suo senso. Il problema è che non posso tornare su. Non va bene. Non va bene, non va bene, no, no, no. Niente, qui per forza uno ci deve stare. Qui ci deve stare perché non posso, a meno che non lo faccia al contrario. No, così è un po' tirata però, no, non credo. No, perché comunque non riesco a chiuderlo a modo. No, qui sicuro c'è qualcosa. Rimetto la T. Cacca.
Dici che la base di 3 è in alto. E come fai però ad andarci? Cioè, così? Eh no, perché comunque non va bene. Ah, dici di salire di un gradino in più, Gabriel. No. Come faccio a farla di un gradino più su, scusami? Perché se io faccio così, uno non va di qua. La T e lei sono insieme e fin qui ci siamo. La T parte dall'angolo in alto a sinistra, dice il buon Gabriel. Ah, quindi così. Niente, i Tetris proprio sono il mio tallone da killer. Ok. Ok. Appunto, grazie. Scusa. Questo qui che cos'era? Sto a chiedere 4, com'è possibile, scusami. Ah, posso fare un errore, ok, perfetto. L'errore naturalmente è quello lì da 4. Dio mio, non so. Devo dargli l'errore e fin qui siamo d'accordo. Non lo voglio isolare. È che se io non lo isolo, qui faccio più di un errore, ne faccio 2. Errore più il punto. Allora così è giusto, scusami. Perché non... Ma... Come prendi solo 2 cubetti? Ma l'errore non è aggiungerne uno in più. No. Ho capito. Non ha senso però. No. Vabbè, devo farlo al contrario. L'errore è uno in meno. Non ho capito. Ti giuro, non ho capito. Non ti cancella un errore, ti annulla una forma. Oh, è una cosa diversa allora. Che comunque non riesco a fare. Quindi me ne elimina uno. Ci sto provando a isolare una linea solo con 2 cubetti. E poi, come faccio a fare il terzo? Devo fare una formula con solo 2 punti. E ok. Il problema è riuscire a farlo.
così. Giusto, perché è vero che quelli lì vanno... Oh, Dio mio, non... Ok. Quindi così va bene? Va bene. Ho sbagliato. Così va bene. Ok. Cazzo. Così dici? Perché? No, non è giusto. C'è troppo, troppa rimanenza. La rottura di coglione che mi cancella quello prima. Così dici? Perché? No. Culo in basso. Quindi? Io isolerei i due alti e lascerei l'altro con il correttore. Due alti. Come fai? Ah, isoli due in salita. Così? Ma lo stesso, non posso. Cioè, devo fare... Ah, sì, forse così. Forse così. Mamma mia, grazie. Ok. Cazzo. Cazzo. Trisnor, grazie mille. Vabbè, è facilissimo in realtà. Oh no, devo farlo per ogni cosa. Oh no, non lo voglio fare, non lo voglio fare. Che palle. Dov'è che devo andare adesso? Che non passa di qua. No. Cioè, qua c'hai lui. Ah, ok, non devo isolarne nessuno. Giusto. Scusate.
C'è un altro interruttore. Ah, eccolo qui. Grazie, non l'avevo visto. Quindi è vinta? Non lo so. Perché sono entrambi errori? Sì? Io non lo so. Non l'ho capito. Non l'ho. Sinceramente non l'ho capito, ma guarda, me ne frego. No. No. Devo mettere sempre due colori diversi così da vale errore per me. Ok. Cazzo, uguale, ma non riesco a farlo uguale. Che palle! Eh sì, che è uguale a quello di prima. Ciao, Jules, ciao! Però ridendo e scherzando, anche con questo gioco il tempo vola, eh? Porca merda. Fatto? Oscar, niente, Twitch mi fa condividere sempre dopo una settimana. Buon anniversario a noi. Quanto è bella Treviso? Abbastanza. Devo prendere l'ultimo viola.
ma devo comunque separarli questi, quello è il problema. Basta prendere la stella centrale, così dici. Hai ragione pure tu. Hai ragione pure tu. 3, 3, questo, perfetto. Grazie. Qui l'errore invece viene dato da questo. Non lo so da cosa è dato l'errore, perché ho sbagliato. No. Porca vacca, che culo, me ne ha dati altri. Ho capito. sì, facciamo così. È quello lì. S lunga. Così. No. Sì, devo recuperare tutte le caselle fino alla quarta. Il problema è l'errore, che è questo qui, chiaramente. Ma volendo si può fare anche così. Ma lo stesso non gli va bene. L'errore è sicuramente il pallino. Ah no, allora guarda che posso farlo al così. Ma se io faccio così, me lo accetta? Perché? Perché questi me li date errori? Posso fare così. Mi avanza un puntino però. Se io faccio così, 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 aspetta. Sì, dovremmo esserci. Bene. Voglio dire, va bene. Mancano solo 10 minuti, eh? Il tempo è volatissimo. Poi facciamo uguale. E con quale errore però stavolta? Bella domanda. Spostato tutto a destra di uno, che se così. E dov'è l'utilità? Così. Eh no, ma l'errore c'è, non c'è.
cacca dura. Elimina la verticale e fai un 3x2 in mezzo. Non ho capito questo? Che senso ha? No, l'errore... sì, no, l'errore deve essere per forza nelle forme. Non può essere nei cosi rosa. Posso far così. Ha più senso riuscire a fare questo, però non riesco a farlo questo, quello è il problema. Così mi dice. No, non va bene perché questi vanno separati. E il problema sono anche i rosa che non possono stare vicini. Devono stare a coppie ma separati. Meno che non riesco a fare così e così. Vaffanculo. Ok. Scusami. Come faccio? L'ha accesa la luce, ma che cazzo me ne frega di fare questo lavoro qua, scusa. Non, questo non lo capisco proprio. Perché è così. È ok. Io riuscirei a far così, ma non viene. Non sto proprio, vi giuro, non sto capendo. Grazie a Click per i suoi 9 mesi. Tutti i puntini d'arresto dall'errore. Così. No. Buongiorno. E non posso partire da sinistra, cioè devo fare così. Ok. Non ho capito comunque a che è servito. Non mi dire che devo scendere per forza dalla rampina di merda. Vabbè. Mancano 6 minuti, dai. Andiamo ad attivare laserone. Andiamo con laserone. Vi ricordo che domani dalle 2 alle 8 ci sarà la Super Mega Lives di Sea of Thieves con Kari Musa e me stesso, a partire dalle ore 14. Se il cattone se per piacere di rinnovare, se vorresti darmi una subvenzione per la caviglia distrutta. Ma tantissimi auguri, Click. Tantissimissimi proprio. Tanti. Va bene, no. Grazie a Corvus Glaive per i suoi 15 mesi. Ah, dai, che abbiamo poco tempo. Thank you.
così è giusto. Così sbaglio. Tutto il pisello, tra l'altro. Una figura, mi elimina una figura. E se io... Che stupidaggine, eh? No. L'errore è quello singolo. Ah, ho capito. Resta il problema. Perché come faccio a farglielo fare l'errore a quello singolo? Come lo isolo solo il quadratino? Scusatemi. Devo isolare il quadratino con il cancello errori. Sì, sì, è vero, Gabriele, è vero. Quindi va bene, no, non lo accetta lo stesso. Cancella sempre quello da 2, cancella, sì. Sì, però facendo così non è che quello da 2 mi viene giusto. Così? Solo il quadratino passandolo all'alto. Ah, così intendete? Ma mi... Arca vacca, è vero, perché l'errore è quello da 2. Non l'avevo pensato in quella maniera lì. Oggi 2 laser one, eh? E ne abbiamo 1, 2, 3. Non li riesco più a contare. Ne mancano 4. Dai. Se parte. Grazie a Dylan Dog per i suoi 8 mesi. Bene, io direi che possiamo uscire. Sì. Non ci sono mai stati giochi che chiudessero così velocemente quando... Sì, mi ricordo. Quando clicco... Ah. Allora. Noi ci vediamo stasera. Preparatevi, perché stasera giocheremo a un gioco che pensavo fosse qui sul desktop, invece non c'è. Perché? Vabbè, comunque. Stasera Star Citizen. Ok? Andrà bene? Ma funzionerà? Boh. Noi ci proviamo. Sicuramente è meglio della merda che abbiamo giocato ieri sera. La seconda run di Stone, guarda, no. Bene, raidiamo i termosifoni e gli diciamo tutti come... No, cosa ne pensate dell'Illa? Va bene, Gabriel. Grazie a tutti, ragazzi, a stasera. Ciao!